Ehi, gambetta ripetizioni by car, iniziamo la fase cervellottica, un po' teorica di approfondimento. Perché è importante non fossilizzarsi per la comprensione e l'interpretazione dei ritmi di questa musica esclusivamente sul tempo e la pulsazione? Ma poi ci arriveremo. Utilizziamo per approfondire, per iniziare ad affrontare questo argomento, la canzone di Namani. Per cui state pronti. Aprepetepetepete, nato da Djembe ma Djembe na donke sinie, nato da Dunu ma Dunu na donke sinie, nato da Djeli ma Djeli na donke sinie. Nato da Tama ma Tama na donke sinie, io namale. Namani wara yo, io namale namana donke sinie, io namale namani wara yo, io namale namana donke sinie, nato da jeli ma jeli na donke sinie, nato da dunu ma dundu na donke sinie, nato da jeme ma jembe na donke sinie, nato da tama ma tama na donke sinie, io namale namani wara yo, io namale namana donke sinie. Io namale namani wara yo, io namale namana donke sinie, trekete kete kete. Da. Insomma, la risposta sta nel fatto che, per esempio, la canzone di Namani si può tranquillamente appoggiare come accenti, come cadenza della canzone, sia sui 4, quindi sulla pulsazione, sia sui 3. Cioè la stessa lunghezza, come dire, affrontata attraverso solo tre movimenti anziché quattro. Esempio finale. Io namale, namani wara yo. Io namale, namani wara yo. Oppure. Nato da djembe ma djembe na donke sinie. Nato da djembe ma djembe na donke sinie. A voi il ragionamento. Bye bye.